webinar di oggi lancerà un tutorial che alcuni io assieme ad altri tecnici di Planetech ho redatto. È un tutorial che è una guida passo passo allo scaricamento e all'utilizzo in ambiente extra con GeoSpatio, quindi in Earth Imaging, nell'ultima versione, e di dati acquisiti da satelliti che sono liberamente scaricabili e utilizzabili in modo gratuito. In particolare vedremo più da vicino i dati Sentinel e i dati Darkstar. Quindi questa è l'agenda del. La ricerca e il download dei dati e come importare gli stessi in Earth Imaging. Il lancio dei satelliti, il lancio dei Sentinel, praticamente rientra all'interno di un programma, programma più esteso, che è un programma di osservazione della Terra europeo. Che è appunto un insieme complesso di sistemi che raccoglie informazioni da molteplici fonti e elabora queste informazioni e fornisce agli utenti informazioni aggiornate che attengono all'ambiente, al territorio e alla disponibilità. Il programma Copernicus provvede appunto un totale di 6 missioni. Che appunto vanno dalla Sentinel 1 alla Sentinel 6. La missione Sentinel-1 prevede due satelliti gemelli, il Sentinel-1A e il Sentinel-1B, che sono due satelliti radar. Il primo è stato lanciato il 3 aprile 2014 e il secondo il 25 aprile 2016. La missione Sentinel-2 prevede lo stesso due satelliti gemelli, di cui solo il primo operativo, il Sentinel-2A, che è stato lanciato il 22 giugno 2014. Il satellite Sentinel-3 invece è pensato proprio per il monitoraggio degli oceani, quindi è un satellite con una risoluzione geometrica più ed è pensato appunto per studiare l'oceano e fare le previsioni meteo. Il satellite Sentinel-3 è stato lanciato il 16 febbraio 2016. I satelliti Sentinel-4 e Sentinel-5 sono invece dedicati allo studio della composizione atmosferica e verranno lanciati nel 2019-2020. Il Sentinel-6 è dotato di un altimetro radar per il monitoraggio dei cambiamenti del livello medio marino e sarà lanciato nel 2020. Qui ad esempio vediamo un'immagine acquisita con il satellite Sentinel-1 in cui si vede in questa immagine che è zoomata qui al centro della scena il trasporto della Costa Concordia dal Giglio a Genova. Questa seconda immagine invece è un'immagine del 2 acquisita su una foresta di mangrovie in Bangladesh. I dati appunto acquisiti con le sentinelle del programma Copernicus sono liberamente scaricabili da questo portale che si chiama Sentinel Data Hub e più avanti nel webinar vedremo appunto come effettuare questo scaricamento, cioè come effettuare le ricerche sul catalogo e come scaricare i dati. Altri dati liberamente scaricabili sono i dati del programma Landsat, un programma storico, il primo Landsat è stato lanciato nel 72, mentre il più recente, appunto, è il Landsat 8 nel 2013. Il Landsat 8 è quello, diciamo, che è più interessante probabilmente dal punto di vista delle applicazioni terrestri e per le applicazioni più comuni, è appunto quello che vedremo un po' più da vicino oggi. Questa è un'immagine acquisita in Australia, una bellissima baia dell'Australia. Diciamo, guardiamo un po' più da vicino questo satellite. È stato lanciato nel febbraio del 2013
acquisisce dati multispettrali attraverso questi due sensori, un sensore Olin e un sensore Zeiss, che acquisisce nell'infrarosso. In questa tabella è possibile vedere le 11 bande dell'ANSAT 8. In particolare è possibile vedere che la banda 8, che è la banda del pancromatico, ha una risoluzione geometrica di 15 metri, invece le altre bande hanno una risoluzione geometrica più bassa di 30 metri. Anche le immagini Landsat sono liberamente scaricabili, in particolare noi oggi utilizzeremo questo portale che si chiama Globis. Ci sono anche altri portali, all'interno del tutorial sono, diciamo, elencati tutti i portali utilizzabili. Dal portale Globis, che dopo utilizzeremo, è possibile scaricare dati Landsat 8 di diversa qualità. Quindi abbiamo il livello 1, che è il livello più ricco di informazioni perché è direttamente ottenuto dal dato acquisito dal satellite, quindi per fare classificazioni, per fare elaborazioni, quindi per lavorare sulle bande, è necessario che sia questo dato, il livello 1. Ci sono poi le immagini che loro sono chiamate Landsat Look, che sono immagini più facilmente utilizzabili, che possono essere utilizzate ad esempio come basemap, sono solitamente dei JPEG, però non possono essere utilizzati per le analisi. In questa fase della presentazione andremo a vedere un po' più da vicino la struttura e le caratteristiche dei dati Sentinel-1. Dato il satellite appunto Sentinel-1 è un sensore radar è un po', diciamo, il successore dei satelliti EARSS ed EMMISAT dell'ESA. È un sensore radar ad apertura sintetica. Quindi ha il grande vantaggio di poter acquisire in qualsiasi condizione di copertura nuvolosa. Quindi può acquisire anche di notte, può acquisire quando appunto il territorio è interessato da una perturbazione, per cui con i satelliti multispettrali non sarebbe possibile osservare nulla. In particolare il Sentinel-1 lavora in banda C e ha una risoluzione spaziale massima di 5 metri. Come abbiamo detto prima, la missione Sentinel-1 prevede due satelliti, Sentinel-1A e Sentinel-1B, quest'ultimo è operativo da poco, e appunto la disponibilità di questi due satelliti permette di avere un grande vantaggio, cioè quello di un tempo di rivisitazione di 3 giorni, diciamo di circa 3 giorni, per cui diciamo, abbiamo acquisizioni molto frequenti. Il satellite, il Sentinel-1, può acquisire in diversi modi operativi. In particolare sono 4 modi operativi. Ad ogni modo operativo corrisponde una dimensione del port e una risoluzione, quindi la dimensione del pixel. Quindi è possibile vedere in questa immagine che nel modo operativo extra wide swap mode, quindi il modo operativo in cui abbiamo lo swap maggiore, abbiamo una risoluzione più bassa. Il modo operativo più frequentemente utilizzato, quello diciamo più comune, è il secondo dall'altro, quindi il modo operativo Interferometric Wide Swap Mode. Per ogni modo di acquisizione possono essere generati prodotti di diverso livello, quindi prodotti con un diverso grado di ricchezza di informazioni. Abbiamo il dato Sentinel-1 di livello 0, quindi quello che possiamo chiamare raw, che è un dato grezzo, quindi non focalizzato. I dati invece di livello 1 si distinguono in dati di livello 1 SLC
e in dati di livello 1 GRC. I dati di livello L1 SLC, quindi di primo livello SLC, sono focalizzati e contengono le informazioni della fase, quindi possono essere utilizzati per fare interferometria. I dati invece di livello 1 GRD, secondo che un problema con. Secondo che abbiamo un problema tecnico. I dati invece di livello 1 GRD sono, oltre ad essere focalizzati, sono anche proiettati sul modello ellissoidale. Per questo, in questo livello si perde l'informazione sulla fase. Quindi sono dati, se vogliamo, più facilmente utilizzabili, quindi con un'informazione più diretta, anche da chi non è magari esperto, un particolare esperto di SAR, però non, con, questi, con il, i dati di livello 1 e GRD non si può fare interferometria. I dati di livello 1 GRD possono essere acquisiti con tre livelli di risoluzione, quindi medium, high e full, che si distinguono per la risoluzione geometrica. La modalità, diciamo, più comune è quella appunto high resolution, quella che ha una risoluzione che va tra i 20 e i 50 metri. Come abbiamo detto prima, i dati Sentinel-1 sono scaricabili dal Sentinel Hub. E sono disponibili in questo formato particolare che è il formato SAFE. È sostanzialmente una struttura di cartelle con metadati in formato XML. Una cosa importante da aggiungere per il Sentinel-1 che le acquisizioni possono essere fatte sia in polarizzazione singola, quindi HH o VV, o doppia, Nostro? quindi VV Sì, uno e una due, sì, grazie. Ok. Adesso passiamo al Sentinel-2. Sentinel-2 è una missione multispettrale ad ampio SWOT in alta risoluzione. È dotato quindi di un sensore passivo, in particolare di tipo push-brume. Una caratteristica quindi un grande vantaggio del Sentinel-2 è che ha un ampio SWOT di circa 290 km. Andiamo a vedere un po' più da vicino quali sono le bande che il sensore a bordo del Sentinel-2, cioè l'MSI, è in grado di acquisire. Sono in totale. Sono 13 bande, perché vedete una si chiama 8A, che sono distribuite in questo modo nello spettro elettromagnetico. È interessante vedere anche, oltre alla distribuzione dello spettro elettromagnetico, anche la risoluzione geometrica delle varie bande. Abbiamo in basso, nel grafico in basso a sinistra, le quattro bande che vengono acquisite con una risoluzione geometrica di 10 metri. Quindi con una risoluzione geometrica più alta, sono delle bande che, come è possibile vedere, sono acquisite nello spettro del visibile, quindi le classiche RGB, più la banda 8 che è la banda del NIR, che abbiamo sempre a 10 metri. Poi, salendo in alto nel grafico, quindi nella zona intermedia del grafico, ci sono le bande con una risoluzione geometrica di 20 metri. Sono molto interessanti e utili le bande B5, B6, B7 e B8A perché permettono di effettuare degli studi molto accurati sulla vegetazione, quindi sullo stato della vegetazione e sull'evoluzione della stessa. Le
Poi in alto, nell'ultima parte del grafico, ci sono le tre bande B1, B10 e la banda centrale B8, che sono acquisite con una risoluzione geometrica più bassa, quindi a 60 metri, e sono utili per studi sull'atmosfera, quindi per studiare gli aerosol, il vapore acqua e così via. I dati Sentinel-2 sono disponibili con un diverso livello di processamento, cioè ci sono dei dati di livello 0, quindi i dati grezzi, e poi a scendere fino al livello L1C. E quindi questi sono tutti i livelli del dato. Il livello che attualmente è disponibile, è scaricabile, è il livello 1C. Queste immagini Sentinel-2 di livello 1C sono già ortorettificate e sono calibrate in riflettanza TOA, quindi top of atmosphere. Com'è possibile scaricare questi dati? Io scarico una scena sull'area che mi interessa per i miei studi. Ogni prodotto scaricabile, quindi ogni scena, è composta e divisa in più tile. Che sono questi tile? Lo vedremo anche poi praticamente sul portale, lì è anche più semplice da vedere. Però, semplicemente i tile sono individuati da un grigliato, quindi ogni fuso UTM è diviso in un grigliato che individua i tile. Ad esempio, per l'Italia, per la zona dell'Italia, quindi qui siamo diciamo, l'Italia centrale, in una padana, questi sono i tile disponibili, quindi è diciamo, un grigliato fisso. Altra particolarità dei dati Sentinel è la nomenclatura. Sia i dati Sentinel-1 che i dati Sentinel-2 vengono forniti con dei nomi codificati, c'è un nome molto esteso che a volte crea anche problemi nella gestione con Windows, che però aiuta a ricavare subito le informazioni sul dato, come ad esempio il tipo appunto di missione, la data, eccetera. All'interno del tutorial viene anche spiegato più nel dettaglio il significato delle varie parti del nome. Anche i Sentinel-2 vengono forniti in questo formato particolare che è il SAFE, quindi un insieme di cartelle e file come metadati XML. Ok, quindi abbiamo terminato questa prima parte introduttiva, diciamo più teorica, e adesso passiamo alla parte più pratica. Non so se Massimo voleva aggiungere qualcos'altro su questa parte. No, Giuseppe, questa presentazione va molto bene, un'introduzione alle caratteristiche dei dati. Io sto raccogliendo già un po' di domande che stanno arrivando dai partecipanti all'incontro. In questa slide tu hai l'ultima riga che parla del tutorial in download gratuito, quindi come ho già scritto in chat, alla fine di questo incontro daremo disponibile il link con il tutorial, che è un PDF, quindi un documento che spiega passo passo come scaricare i dati e come puoi importarli nei Sono propri 50 pagine. software. Sono 50 Ci andiamo pagine di anche. lavoro che Giuseppe ha fatto quest'estate con l'aiuto di Sabrina Melchion. Quindi tutto questo materiale sarà disponibile in download gratuito, assieme anche ai dati che tu hai Sì, perché preparato. diciamo per facilitare un po' il lavoro abbiamo pensato che fosse utile inserire anche dei dati che ti permettono proprio di seguire passo passo, diciamo, il tutorial. Per cui ci sono sia dati Sentinel-1 di diverso livello, quindi SLC e GRD, che Sentinel-2, insomma, Ok, dell'ANSA. allora io chiedo a tutti quanti se hanno delle domande di scriverle in chat indirizzandole a me, che sono il moderatore, e così alla fine dell'incontro faremo una sessione di domande e risposte. Come dicevo, alla fine manderemo poi il link anche alla registrazione di questo webinar per tutti quelli che hanno avuto difficoltà con l'audio.
per poterlo rivedere. Certo. Ma dai, Poi mostro sì. velocemente il tutorial prima di iniziare. Il tutorial questo che sarà disponibile per tutti quelli che hanno seguito il webinar e anche di seguito, diciamo registrandosi sul sito di Planetech, è a questo indice qua, quindi diciamo ripercorre un po' quello che abbiamo visto nella presentazione, quindi ci sono le caratteristiche principali dei vari satelliti, Sentinel-1, Sentinel-2 e Landsat, e poi proprio descrive passo passo i vari, diciamo, le varie funzionalità, quindi come aprire il dato in Atlas Imaging, ad esempio, al volo, come capire i dati di livello, sono proprio riportati tutti i singoli passaggi. Ok, partiamo subito. Partiamo subito. Ok. Partiamo subito con lo scaricamento dei dati Landsat. Scaricare i dati Landsat, all'interno del tutorial viene utilizzato questo portale che è l'USGS Global Visualization Viewer. È necessario, prima di poter, diciamo, accedere a tutte le funzionalità del portale, andare a registrarsi. All'interno del tutorial è anche descritta la procedura per la registrazione. Com'è possibile andare ad esempio a scaricare un dato sull'Italia? La modalità che io solitamente utilizzo è quella di muovermi all'interno della preview in alto a sinistra, andando a selezionare la mia zona di interesse e quindi il portale adesso sta diciamo, aggiornando e leggendo il catalogo su quella zona. Quindi, come vedete, nella finestra abbiamo quindi zoomato in qualche modo sull'Italia, in particolare è capitato nella zona del Gargano, qui insomma dalle nostre parti. E come facciamo per scaricare il dato? A noui interessa il dati Landsat 8, quindi clicco qui su Dataset e poi vado fino al menu Landsat Archive e seleziono Landsat 8 Poli, per cui lui adesso mi mostra soltanto le immagini, acquisite con Landsat 8 e posso selezionare una zona di interesse attraverso, diciamo, la finestra principale e attraverso questa toolbar qui sulla sinistra posso andare a selezionare il mese, diciamo, la data, il periodo di acquisizione. Quindi, ad esempio, utilizziamo che mi interessi un'immagine acquisita a giugno 2016. Gli dico Go, mi fa vedere questa immagine che, come vedete, è molto nuvolosa. Infatti, qui a giugno ha piovuto un bel po'. E una volta che, diciamo, ho individuato un'immagine che mi interessa, posso anche muovermi con questi strumenti qua, Next Scene, quindi mi mostra l'immagine immediatamente successiva a quella precedente. Questa qui è una bella immagine pulita, come vedete. Ipotizziamo che io voglia scaricarla, è sufficiente cliccare su Add e poi posso aggiungere anche una seconda immagine e poi cliccare su Send to Cart. Quando clicco su Send to Cart, lui automaticamente mi apre quest'altra schermata che è quella in cui appunto ci si registra. Io sono già registrato, per cui clicco Sign In. E come vedete,
Questa è la mia carta, diciamo, tutto quello che ho ordinato. Qui posso, utilizzando questi strumenti qua, cioè questo pulsante qua, andare a scaricare il dato. Come vedete, ho cliccato su questo simbolo qua del download e mi apre questa pagina in cui ci sono queste 5 possibilità. Come abbiamo visto prima, le immagini Landsat sono disponibili in diversi livelli di, diciamo, diversi livelli di prodotto. Quello più interessante per diciamo, l'elaborazione di Nearness Imaging è il livello 1, questo qui, e quindi diciamo, l'ultimo nell'elenco, che è quello diciamo, anche più pesante, però più ricco di informazioni. Quindi di qua semplicemente lo scarico. È possibile anche, utilizzando una funzionalità sempre del sito, scaricare più dati contemporaneamente, quindi fare il bulk download. Ok, quindi ipotizziamo che io abbia scaricato già questo dato, andiamo a vedere che cosa ho sul PC. Quindi vado nella mia cartella in cui l'ho scaricato e quindi zoom un po', si vede? Sì. Che cosa scarico? Il dato che scarico da questo portale è un formato tar.gz, quindi un formato particolare che è necessario importare all'interno di Imagine con una procedura che adesso vediamo subito al volo. Quindi passo adesso direttamente ad Imagine, quindi vediamo come importare questo dato. Questa qui è l'interfaccia principale di Imagine, per chi, questa è la versione 2016. Come faccio per importare un Landsat 8? C'è questa funzionalità import data, qui clicco su import data e qui ci sono diversi formati utilizzabili. Ho già selezionato il formato Landsat 7 o Landsat 8 from USGS. Vado quindi a individuare all'interno del mio PC il dato da utilizzare, quindi seleziono questo tar GZ di cui prima e gli vado a dire anche dove salvarlo. Lo salvo in una cartella a caso. Se clicco su OK, si apre un'altra finestra che mi permette di fare che cosa? Di andare a scegliere quali bande importare all'interno di Imagine, quindi quali, se mi interessano soltanto lo stack acquisito dal MSI o se mi interessano soltanto i dati termici, che è una scelta che ovviamente dipende dall'applicazione, però posso selezionarle anche tutte e vado a visualizzarle, diciamo, a importarle tutte. Quindi Imagine praticamente converte il dato tar.gz in un formato più facilmente gestibile che il formato IMG con diversi stack. Posso anche, ad esempio, importare soltanto il dato pancromatico, eccetera. È possibile anche importare più dati contemporaneamente utilizzando una funzionalità molto utile di Imagine che è il batch. All'interno del tutorial viene descritto proprio tutta la procedura da seguire per importare correttamente anche 100 immagini diciamo, scaricate dal USGS. E diciamo, c'è questa funzionalità propria diciamo, all'interno di Imagine, che si chiama una funzionalità di batch, che permette appunto di importare tante immagini contemporaneamente. Giusto per. Il vantaggio qual è? Quello per esempio di poter scaricare tutti i dati che sono stati acquisiti sulla propria area di interesse, quindi approfittare della possibilità di avere questi dati open e approfittare della possibilità di avere uno strumento come Atlas Imagine che non ha bisogno di presentazioni, è il software più utilizzato per il trattamento delle immagini telerilevate ma anche di foto aeree in tutti i formati, quindi utilizzare Atlas Imagine per analizzare i cambiamenti, analizzare trend nell'evoluzione di fenomeni naturali, antropici che si possono osservare da queste immagini, godendo dell'ampio SWOT e dell'ampia area di ripresa Quindi è possibile del utilizzare satellite tutti gli Landsat. strumenti, per esempio, per la classificazione, supervised e unsupervised, come appunto diceva Massimo, fare change detection. Le possibilità sono,
veramente infinite, bisogna appunto capire quali sono le esigenze Poi sono di un. tutte cose che vedremo nei prossimi webinar che annunceremo alla fine di questo incontro. Io, diciamo, giusto per concludere la procedura di prima, apro il dato che ho già conversato, giusto per capire, per avere un esempio. In questo caso è un dato che ho acquisito, scaricato sulla zona appunto della Puglia e della Calabria. Come vedete, Erdas ha acquisito tutti, diciamo, le informazioni, quindi abbiamo in questo caso diciamo 9 bande che posso utilizzare appunto per analisi più avanzate. Ok, volevo mostrare, diciamo, al volo, giusto, visto che stiamo utilizzando la versione 2016 anche per diciamo, approfittare di tutte le nuove funzionalità. Io ho preparato velocemente. Un piccolo esempio, diciamo, di quello che si può fare utilizzando i dati Landsat in Imagine. Adesso aprirò un progetto che ho già realizzato. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo a destra un'immagine, una Landsat, e diciamo, come appunto dicevamo, è molto utile utilizzare Imagine per andare a diciamo, ricavare informazioni utilizzando tutte le bande che questi dati, quindi tutte le informazioni sullo spettro elettromagnetico di cui questi dati appunto dispongono. Uno strumento molto potente di Imagine che permette di veramente creare dei workflow personalizzati e fare analisi personalizzate sulle esigenze specifiche di ognuno è lo Spatial Modeler. Per chi utilizza già Imagine da diversi anni, sicuramente si ricorderà il Model Maker, che è diciamo, il papà dello Spatial Modeler. Che lo Spatial Modeler è un ambiente diciamo, di modellazione grafica che permette di appunto, fare delle analisi sui dati in modo molto rapido. In questo io ho disegnato questo modellino che semplicemente utilizza le bande di questa immagine per ricavare un NDVI. Poi diciamo, sull'immagine, quindi sull'indice ottenuto, viene applicata una soglia che permette di isolare soltanto le zone, diciamo, in cui c'è vegetazione verde, quindi rigogliosa. Un grosso vantaggio dello Spatial Modeler è che posso utilizzare un operatore di preview che mi permette di non salvare i risultati, ma visualizzare soltanto diciamo, il risultato. Cioè non vado a salvare un nuovo dato, non vado a scaricare il mio PC, ma semplicemente vado in preview. Quindi adesso qui ho due preview, quindi si apriranno due finestre di preview. Clicco su preview. Vediamo che cosa abbiamo. Abbiamo in alto a destra l'immagine principale e in basso a sinistra il dato NDVI, a destra il dato diciamo, che viene ottenuto tramite la soglia. Io posso andare a sincronizzare le viste all'interno delle tre finestre, posso quindi andare a zoomare su una zona, diciamo, vedete più vicino al delta, in cui in effetti c'è vegetazione più rigogliosa, e quindi vediamo come in effetti con un Spatial Modeler abbiamo, diciamo, evidenziato solo, diciamo, le zone interessate da vegetazione. Un altro vantaggio è che se io ad esempio mi sono reso conto che un valore di soglia troppo alto, io posso andare a aumentare questo valore al volo e lui automaticamente aggiornerà il risultato, quindi in questo caso ha diciamo, isolato meno vegetazione. Bene, Giuseppe, Ok. il vantaggio dello Spatial Modeler è quello di poter quindi creare delle catene automatiche di processamento dei dati che possiamo applicare in maniera ripetitiva su tutte le immagini che abbiamo Certo, scaricato, certo. quindi riducendo moltissimo i problemi legati alla gestione di questi big data geospaziali e creando delle catene automatiche di processamento che facciano esattamente quello che noi ci aspettiamo dallo strumento e tirino fuori ogni volta un risultato che quindi ci permetta di standardizzare dei processi e standardizzare il risultato di questi prodotti. Per esigenze di tempo adesso, Giuseppe, dobbiamo mostrare
modalità di download dei dati Sentinel, che sicuramente Ok. interessa a molti dei partecipanti a questo webinar, e poi facciamo vedere anche che cosa ci si può fare con questi dati. Certo. Abbiamo ancora 5 minuti, magari proviamo a rubarne qualcuno in più, visto che i problemi che abbiamo ritagliato. Ok, allora passiamo adesso ai dati Sentinel. Per i dati Sentinel si utilizza questo altro portale, che è appunto il Sentinel Scientific Data Hub. Anche qui è necessario andare a registrarsi, una procedura molto veloce, quindi sono già registrato, per cui vado a loggarmi. Perfetto, sono loggato. Questo è il portale dell'ESA, quindi di Copernicus, da cui posso accedere ai dati. E, diciamo, rispetto all'altro portale è ancora più semplice da utilizzare. Ho questi strumenti che mi permettono di navigare all'interno diciamo, di tutta, diciamo, la mia zona di interesse o andare, ad esempio, a selezionare, a disegnare un'area di interesse. Quindi con un poligono, utilizzando questo pulsante qui, quindi questo comando qui, posso disegnare una zona di interesse e posso, diciamo, cliccare così su Search, utilizzando questa icona qui. Lui mi presenterà diciamo, tutti i dati acquisiti in questa zona. Siamo stati fortunati perché stamattina era in Sì. manutenzione questo portale. Ora vediamo se risponde alle nostre richieste. Naturalmente è un portale molto sfruttato con Sì, molto facile accesso, utilizzato, sì. tante Infatti persone che scaricano dati, quindi è possibile a volte. scaricare fino a due dati contemporaneamente. E... Questo se ci si connette a questa interfaccia di Sì. Euromondo. Poi per chi fosse interessato a scaricare dati in maniera massiccio, magari perché ha un'area di interesse da monitorare, vuole essere certo di avere sempre l'ultimo dato disponibile su quell'area, abbiamo uno strumento che si chiama Sentinel Made Simple, che è un add-on di Imagine, che quindi permette di connettersi Direttamente al al catalogo. catalogo di Sentinel e scaricare in maniera automatica, quindi tramite dei protocolli ottimizzati per il download, i dati che interessano. Poi naturalmente chi fosse interessato ci potrà chiedere informazioni Sì. a margine di questo incontro. Secondo che Se abbiamo difficoltà a farlo funzionare, magari andiamo avanti con vabbè, se 2 minuti credo che vada. Faccio un'altra prova, nel caso andiamo avanti. Sì, è molto utilizzato questo portale, quindi a volte, diciamo, ha di questi problemi, però insomma, poi ci sono, diciamo, uno strumento che solitamente utilizziamo noi è quello appunto automatico, diciamo, che si connette direttamente al catalogo. Comunque all'interno del tutorial, torno al tutorial, diciamo, sono definiti tutti i passaggi, per cui io vado a registrarmi, questa è la finestra che compare, tutti gli strumenti che sono disponibili nel portale sono descritti. Qui, diciamo, in questa finestra si vede come appunto abbiamo visualizzato i risultati disponibili. E attualmente sul portale, quindi sul Data Hub, sono disponibili dei dati Sentinel 2A e dati Sentinel 1 di livello 1 SLC, quindi per capirci quelli che servono per fare interferometria, e livello 1 GRD, quindi dati invece che non hanno la fase e più facilmente utilizzabili, diciamo. All'interno del portale posso anche utilizzare questa, diciamo, finestra che mi permette di imporre alcuni criteri di ricerca, quindi andare a restringere il campo di interesse. Anche qui ho la data, posso scegliere, diciamo, che missione andare a individuare, eccetera. Ok, quindi passiamo direttamente alla
diciamo, all'utilizzo dei dati, quindi vediamo ad esempio come importare in imaging dei dati Sentinel-1 GRD. La Airdas Imaging nella versione 2016 legge automaticamente in questo formato, quindi i dati Sentinel-1 sia SLC che GRD. Quindi semplicemente vado su Open, poi clicco su Open Raster Layer, mi muovo, vado appunto nella cartella in cui ho salvato i dati. E all'interno della cartella, il famoso file SAFE di cui abbiamo parlato prima, c'è una sottocartella che si chiama Measurement, in cui ci sono due TIFF. Posso andare a selezionare questi TIFF e poi vado su Raster Options e clicco su Orient Image to Map System. Clicco su OK. Perfetto, quindi questo qui è un dato acquisito nel 31 gennaio 2016 sulla zona Sicilia-Calabria, è un dato di livello GRD. Perché mi ritrovo due TIFF? Perché ho praticamente i due canali, quindi sono le due modalità di polarizzazione, quindi una polarizzazione diretta VV e una polarizzazione VH. Come vedete, Imagine gestisce queste immagini, diciamo, come una qualsiasi altra immagine, diciamo, radar. Una cosa che può essere interessante, ad esempio, da vedere subito ad occhio nudo, è la differenza tra i due canali. Ad esempio, se io adesso spengo, il canale VV, si vede come sul mare il canale VH sia molto più scuro, invece se accendo di nuovo il VV è molto più sensibile alle onde, quindi ho informazioni, diciamo, infatti viene utilizzato proprio anche per studiare le correnti, le onde, eccetera. Invece per ad esempio individuare delle navi è sicuramente più comodo da utilizzare, diciamo, il VH. All'interno di Imagine ci sono tantissimi strumenti per gestire queste immagini che possono essere sicuramente molto utili, ad esempio per fare classificazione. Qui ho semplicemente messo una bitmap. All'interno di Imagine c'è una toolbar che si chiama appunto Radar Analyst, che permette di visualizzare in diverso modo questi dati e, diciamo, andare con tutti gli strumenti che servono all'analista radar, quindi andare a individuare oggetti o andare a evidenziare, diciamo, delle zone di interesse. Non dimentichiamo che uno dei grossi vantaggi di questo strumento è quello di poter gestire simultaneamente immagini di diverso tipo, quindi poter analizzare il dato radar in combinazione con magari il dato ottico, multispettrale, oppure con le Sì. fotografie aeree, o anche con i dati che magari uno ha ripreso da drone su un'area che sta investigando. Sì, infatti c'è Quindi proprio uno strumento che si chiama Sensor Merge, che permette di andare fare a la fusione fusione tra tra sensori dati, diversi. tra dati ottici e dati radar. Un'altra cosa, diciamo, rapida che possiamo far vedere è come, ad esempio, è possibile utilizzare anche i diversi canali di una stessa immagine per, diciamo, andare a fare ad esempio delle classificazioni. Abbiamo un paio di minuti ancora, Giuseppe, quindi vediamo di usarli al Ok. meglio. Allora, ad esempio, questo qua è sempre lo Spatial Modeler. Io che ho fatto? Ho preso i due TIFF che appunto abbiamo caricato prima, quindi uno il canale VV e l'altro il canale VH, e ho utilizzato questo strumento che si chiama Stack Layer per mettere assieme. Quindi ho creato, diciamo, un RGB combinando i vari canali. Andiamo quindi a vedere una preview. Ottengo quindi un dato che magari anche chi non è abituato a lavorare con radar può, diciamo,
visualizzare in modo, diciamo, più naturale. È possibile anche vedere come alcune zone, diciamo, sono particolarmente evidenziate, per cui, diciamo, questo tipo di diciamo, di stack di utilizzo delle varie, appunto, dei vari canali può essere molto utile per le classificazioni, ad esempio. Ok, io passo adesso quindi al Sentinel-2, vediamo come è possibile gestire il Sentinel-2. Devo fare una premessa in generale con i Sentinel, una cosa importante che non ho detto prima. Hanno questi nomi molto lunghi, per cui, diciamo, a volte Windows può avere difficoltà nel gestirli. Il dato che viene scaricato, dato che viene scaricato dal portale, questi sono i dati che poi, diciamo, riceverete col tutorial, è in formato zip. Bisogna quindi estrarlo in una cartella. Io solitamente utilizzo per estrarlo il 7-Zip. Un accortezza, bisogna estrarlo in una cartella con un path breve, perché altrimenti Windows va in difficoltà, c'è un problema di Windows, non di Magic. Io ad esempio solitamente utilizzo questa funzionalità qui di Windows, che è il Map Network Drive, che permette di creare praticamente un path, diciamo, diretto verso una cartella che magari ha un path lunghissimo. In questo modo, diciamo, non ci sono difficoltà nell'utilizzo. Vado ad aprire un dato Sentinel-2. Dei trucchetti da vecchio lupo di mare. Vabbè, non sono un vecchio lupo di mare, però è un trucchetto, diciamo. Lo sappiamo tutti che sei giovane, Allora, nonostante la barba. la procedura normale, diciamo, per aprire l'immagine, open raster layer, vado diciamo, all'interno di questo menu a tendina, scelgo l'opzione Sentinel-2S2A SAFE e vado nella cartella dove il dato, diciamo, è salvato e clicco sul dato SAFE. Si attiverà questo strumento qua, Sub Images, che permette di selezionare quali bande vogliamo importare del dato Sentinel. Ad esempio, se mi interessano soltanto le quattro bande a 10 metri, clicco su questa opzione qua e faccio OK. Quindi, io adesso sto importando il dato. Questi sono dati, diciamo, un po' pesantucci, perché sono dati comunque di 4 giga, 6 giga, eccetera. Quindi questo qua, ad esempio, è un dato su tutta l'Italia centrale. Vedete come questo ampio svuoto permette in un'unica scena di visualizzare un territorio molto ampio, però comunque una risoluzione di 10 metri che, diciamo, per applicazioni, per moltissime applicazioni sono un ottimo dato. Qui, all'interno dei metadati, ho tutte, diciamo, le informazioni, lui si conserva tutte le informazioni, per cui, diciamo, so anche, ad esempio, il nome delle bande, che è una cosa utile quando magari andiamo a fare diciamo, delle analisi un po' più approfondite. Anche con Sentinel-2, che cosa posso fare? Posso fare N cose, cioè posso veramente, diciamo, andare a creare, diciamo, un archivio, a monitorare il territorio in modo continuo, perché ho queste immagini sul territorio che vengono acquisite con un tempo di rivisita molto elevato, per cui ho quasi ogni settimana un dato sul territorio. Quindi l'applicazione sicuramente più, diciamo, più naturale che mi viene in mente è la Change Detection. Change Detection che vedremo nel dettaglio nel prossimo webinar, per cui, diciamo, seguite anche le informazioni sul nostro sito per capire quando, diciamo, ci sono già le date Certo, disponibili sul assolutamente. sito. Noi abbiamo fatto, diciamo, delle applicazioni di Change Detection. Adesso mostro veramente al volo un esempio. Ok, che cosa abbiamo qua? Io in questo caso ho due immagini acquisite sul territorio di Bari. Una nel dicembre del 2015 e l'altra nell'agosto 2015. Infatti, se vedete, se io switcho, ho queste due immagini, posso utilizzare anche la funzionalità di swipe e diciamo, posso andare a visualizzare, semplicemente visualizzare le differenze nel territorio.
All'interno di Imagine ci sono diversi strumenti come la zona change, c'è tutto un tab di strumenti per la change detection che permettono di fare queste analisi in modo automatico, quindi non devo stare a fare fotointerpretazione, ma mi semplifica molto il lavoro perché mi individua in modo automatico i cambiamenti. Ad esempio, in questo caso ho utilizzato un algoritmo di image difference che semplicemente fa una differenza pixel a pixel sui due dati. È una procedura, diciamo, un po' più lunga che, diciamo, descriveremo nel prossimo tutorial, però ho fatto prima un histogram matching tra le due immagini per renderle, diciamo, più omogenee. Infatti vedete che questa è l'immagine che ho, diciamo, viene fuori dal matching, per cui se è, diciamo, un po' più simile a quella di agosto, per cui ho reso più, diciamo, simili le immagini di agosto e dicembre. Poi ho utilizzato questo algoritmo automatico di imaging per individuare i cambiamenti. Andiamo a vedere, io ne ho segnati alcuni, andiamo a vedere quali più interessanti, tutti individuati automaticamente. Ad esempio, se io spengo l'immagine di dicembre, posso vedere come in effetti questa è una zona, un quartiere in costruzione, quindi ci sono stati, diciamo, dei cambiamenti. Che altro? Posso vedere ad esempio in questo tratto di strada, come in effetti tra le due immagini, diciamo, si veda, è chiaro che c'è stato, diciamo, ci sono dei lavori in corso, eccetera. Queste sono informazioni che io ho ogni settimana, per cui, diciamo, posso veramente avere sott'occhio tutto il territorio utilizzando questi dati gratuiti. Ok, quindi su Sentinel-2 credo, diciamo, avrei altri esempi, però magari. Possiamo fare una carrellata veloce delle applicazioni che Sì. si possono realizzare con questi dati. Torno quindi alla presentazione e vediamo giusto, Così concludiamo. sì, rapidamente, diciamo, quali sono le possibili applicazioni. Sicuramente uno, diciamo, dei principali vantaggi, quindi delle possibilità che Atlas Imaging offre nella valorizzazione di questi dati, è la possibilità di creare delle catene di processing automatico. Quindi, come appunto diceva Massimo, c'è uno strumento, un add-on di Imagine che permette di connettersi automaticamente al catalogo di Sentinel, quindi tu semplicemente definisci una zona e lui automaticamente scarica il dato nella cartella che tu indichi. Utilizzando lo Spatial Modeler, che abbiamo visto, diciamo, così velocemente oggi, ma che vedremo in un webinar dedicato, posso dire di queste immagini che cosa voglio fare. Voglio fare classificazioni, voglio fare change detection. Quali sono le informazioni che poi servono a chi deve prendere decisioni, a chi, diciamo, deve monitorare il territorio. E quindi, una volta che ho estratto le informazioni, poi posso pensare anche di, appunto, andare a distribuirle utilizzando GIS, WebGIS, eccetera. Per cui, diciamo, sicuramente, diciamo, lo Spatial Modeler è uno, diciamo, degli strumenti che permette di gestire questa grossa mole di dati. Ad esempio, diciamo, noi di Planetech abbiamo sviluppato un algoritmo che permette di perimetrare in modo automatico le aree percosse dal fuoco. E questo, diciamo, è uno strumento che utilizza dati Landsat e Sentinel-2, Landsat 8 e Sentinel-2, e, diciamo, tutto il lavoro è semplificato perché appunto abbiamo disegnato questo modellone, se vogliamo, nello Spatial Modeler, e quindi che permette di fare tutto in modo automatico. Posso, diciamo, altri strumenti che sono disponibili in Airbus che possono appunto servire a valorizzare i dati Sentinel e Landsat, strumenti per la classificazione, per la individuazione di aree non date, quindi per ambiti per studi nell'ambito del, diciamo, rischio idraulico. Nel caso di Sentinel-1, per l'oil spill detection, quindi per l'individuazione di sversamenti di olio in mare, posso utilizzarlo per monitorare aree particolari attraverso, diciamo, studi interferometrici, quindi utilizzando l'SLC di Sentinel-1. Questo è un esempio di applicazione sull'area dei campi Flegrei. Quindi, tutto quello che si può fare con interferometria, diciamo, analisi, quindi estrazione di DM, eccetera, diciamo, utilizzando la fase, quindi con dato SLC, si può fare in Sentinel-1, con Sentinel-1 e Airbus Imagine,
utilizzando invece Maio Sentinel 2 applicazioni diciamo in campo agricolo, quindi per la classificazione e la definizione appunto del cover, change dash come abbiamo detto. Possono essere anche utilizzati in combinazione di dati, questo è ad esempio un'applicazione proprio di Planetech che ha utilizzato i dati Sentinel-1 e Sentinel-2 per perimetrare le aree impermeabili in modo automatico. Torniamo adesso al tema degli incendi, quindi a quello che abbiamo introdotto prima, questo algoritmo, e Massimo appunto ci presenterà invece questa, Ma diciamo, io molto velocemente mi fa piacere raccontare che grazie all'utilizzo di questi dati open siamo riusciti a mettere in piedi una piattaforma che si chiama Reticus, dal nome del primo pupillo di Copernicus, quindi per mantenere il legame con il programma Copernicus, un'applicazione, quindi una piattaforma che eroga applicazioni di monitoraggio degli spostamenti superficiali del terreno, della qualità delle acque marine costiere. E come in questo caso, utilizzando la piattaforma Smart Map di ExoAudioSpatial per perimetrare automaticamente le aree sottoposte da incendio. Quindi portando su cloud il processamento massivo di questi dati, in modo tale da realizzare delle applicazioni che gli utenti possono sfruttare per ottenere soltanto l'informazione che gli serve senza dover preoccuparsi di processare i dati, sfruttando la potenza degli strumenti di cui abbiamo parlato oggi. Anche su questo torneremo poi nei prossimi appuntamenti. A questi sono, questo diciamo. punto, mentre così condividiamo i nostri recapiti per poter raccogliere ulteriori informazioni a seguito di questo incontro, annuncio anche i prossimi webinar che terremo sempre in collaborazione con ExoAudioSpatial, che approfitto per ringraziare per averci supportato nell'organizzazione di questo incontro, per aver messo a disposizione la piattaforma. E il prossimo incontro sarà il 14 ottobre, in cui parleremo proprio dello spatial modeler e quindi di come ottimizzare i processi di elaborazione dei dati con lo spatial modeler di Advanced Imaging. Il 4 novembre faremo un approfondimento sulla change detection, sull'analisi dei cambiamenti, utilizzando anche i dati open delle missioni Landsat e Copernicus. E poi il 25 novembre parleremo di come estrarre nuvole di altissima densità da immagini satellitari ad alta risoluzione, quindi da stereocoppie satellitari. In tutti questi appuntamenti renderemo poi disponibili i tutorial Tutorial. che permetteranno di rifare quello che avremo mostrato durante le esercitazioni. Naturalmente per chi non dispone ancora del protosoftware, siamo disponibili a mettere a disposizione delle licenze temporanee di utilizzo dello strumento, quindi anche per questo contattateci e naturalmente insomma, non esitate a chiederci ogni tipo di informazione successiva. Terminiamo qui questo webinar ringraziandovi per la partecipazione, scusandoci per i problemi iniziali che ci sono stati, ma causati sicuramente dall'elevato numero di accessi che abbiamo avuto. Pensate che abbiamo avuto 270 iscrizioni a questo webinar, quindi immagino che non tutti siano riusciti a collegarsi per un problema chiaramente di capienza della piattaforma. Adesso vediamo di raccogliere un po' tutte le informazioni, sicuramente manderemo tutti la registrazione del video, i documenti, i dati, li ho già condivisi in chat, ma li riceverete anche per email, e quindi tutto quello che servirà per valorizzare quello che abbiamo visto oggi. Quindi, il ringraziamento anche a Giuseppe per questa presentazione, Sabrina che ci ha dato una mano nel preparare il materiale e arrivederci a tutti quanti al prossimo Sì, per appuntamento. qualsiasi domanda, diciamo, che riguardi sia il webinar che il tutorial, potete scrivere a sales@planetech.it per domande approfondite, cioè per approfondimenti o qualsiasi domanda, insomma. Grazie a tutti.